voglio arricchirmi presso Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buongiorno carissimi amici, buon inizio settimana. Accogliamo la parola di Dio che è la nostra lampada in tutti questi giorni che ci attendono per sperimentare le sue meraviglie, ma soprattutto il suo Vangelo che si fa carne per ciascuno di noi. Accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 12, dal 13 al 21. Uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: che farò, perché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce presso Dio. Amen». Carissimi amici, siamo nel capitolo 12 del Vangelo secondo Luca e nel brano di oggi esce uno dalla folla con una questione molto particolare. Si parla di eredità. E in questi ambiti soltanto alcune persone potevano intervenire e dare delle direttive. Non tutti lo potevano fare, i comuni giudei. Gesù viene quindi reputato come un maestro, un rabbì importante che poteva dare una risposta da accogliere. Ecco che Gesù risponde dicendo: chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? Gesù dice: tu vieni a me sapendo che io sarò in tuo favore, ma in realtà, attenzione, perché tu vieni a me con un cuore che è attaccato ai beni, che già ha una mente logorata dal sapere di poter possedere tanti beni. La domanda che viene posta non è sbagliata, ma è dettata da un cuore indurito dalla ricchezza e da una mente che già dipendeva e voleva, desiderava questa eredità. Ecco che Gesù quindi risponde conoscendo il cuore di quest'uomo e gli dice: attenzione, perché se tu sei nell'abbondanza, la tua vita non dipende da questi beni. Questa espressione la vediamo sotto due aspetti. Il primo è l'ambito culturale, storico, semitico, per il quale un uomo veniva considerato benedetto da Dio nella misura in cui aveva abbondanza di beni. Quindi non era male, stava pensando bene, da un lato. Ma vedremo poi, ecco il secondo aspetto, che in realtà lui si stava attaccando, anzi era già attaccato a quei beni, a quel denaro. La parabola che racconta Gesù lo spiega in un modo davvero preciso, specifico, di quest'uomo che aveva guadagnato molto e adesso dice: mangia, bevi, anima mia, divertiti, finalmente riposati. Gesù sta dicendo a quest'uomo e anche a noi:
La tua vita non dipende da ciò che tu possiedi. Addirittura non dipende da ciò che non possiedi, perché spesso noi ragioniamo anche all'incontrario. Mi manca ancora questo, mi manca un posto migliore di lavoro, mi manca quella macchina, mi manca quella casa, mi manca quel telefono, mi manca quella cosa specifica. E quindi noi viviamo per mancanze oppure posseggo, posseggo, posseggo. I beni creati da Dio, fratelli e sorelle, se vissuti, usati, adoperati nello Spirito Santo, rimangono beni. Ma un bene può diventare per me un male, nella misura in cui il mio cuore si attacca. Ecco che al versetto 21 abbiamo: così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Sta dicendo Gesù: aggrappati a Dio, cerca di arricchirti presso Dio. Come? Entra questa parola. Entra nella scrittura, prendi tutto ciò che Gesù ci ha donato, donalo agli altri. Come? Amando, servendo, con l'elemosina, con la carità. Gesù ci ha insegnato, e la dinamica trinitaria, che per avere di più dobbiamo dare. Nel dare si riceve. Lo ha detto proprio nel discorso della montagna. È dando che noi riceviamo. Quindi la questione non è ricevo, 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 e mi aggrappo a questo, perché poi arriva un momento in cui ci sarà chiesto tutto. La questione è offro. Il Padre ha offerto il suo figlio. Gesù, il figlio, ha donato la sua vita per me e ha donato lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo cosa fa? Dona, dona, dona cosa? I suoi carismi. La Chiesa è formata da persone, da cristiani che hanno fatto queste esperienze, quindi non si aggrappano, anche se è naturale, è umano, non si attaccano ai beni, ma li condividono. Quindi questa è la direzione, carissimi amici. Non è facile oggi parlare di questo. Poi veniamo sempre attaccati in tanti modi, ma la parola è chiara. Arricchiamo presso Dio, soprattutto nella carità, nel servizio e nell'elemosina. Spirito Santo, entra nel nostro cuore, benedici oggi tutti i nostri passi, benedici oggi tutti coloro che hanno questa durezza, hanno questo attaccamento. Donaci un cuore libero, un cuore leggero, un cuore che vuole arricchirsi di tanta carità, di tanta pazienza, del tuo amore, da riversare sugli altri. Spirito Santo, convertimi e donami un cuore e una mano generosa, affinché io possa aprire gli occhi e vedere chi ha bisogno ed essere pronto a fare il primo passo. Così come tu hai preso l'iniziativa nel salvarmi, nel chiamarmi e anche oggi nel donarmi la tua parola. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ricevete oggi questo bellissimo slogan: voglio arricchirmi presso Dio. Arricchiamoci del suo spirito, della sua carità, di questo agape, questo amore che si vede. E la gente, quando lo tocca, questo amore, lo sperimenta, incontra Dio attraverso di te. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, carissimi amici. A domani. Ciao. Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!